Oltre 10.600 alunni delle scuole abruzzesi hanno preso il via questa mattina alle 8.30 alla prima prova di maturità, ovvero quella di italiano. Sul volto dei ragazzi la giusta attenzione per affrontare al meglio la prima prova dell'esame di maturità. Professor Cappello, l'esame di maturità è sempre una tappa fondamentale nel percorso formativo scolastico degli studenti che si ricorda un po' per tutta la vita. È così anche oggi? Eh sì, stamattina vedevo i ragazzi entravano con visi molto tesi, il giusto timore per un appuntamento importante. La cosa bella è che questi ragazzi apprezzano il momento dell'esame di Stato come una tappa fondamentale del loro percorso. È un ricordo che rimane assieme ai 5 anni del liceo, della scuola superiore in generale, rimane insomma tatuato sulla propria pelle ed è bello vederli così freschi, così pieni di voglia di esserci, di fare bene. Professore, lei quale traccia avrebbe scelto? Probabilmente avrei fatto quella storica. Organizzare un esame di maturità è sempre un impegno anche dal punto di vista proprio logistico e del personale. Beh sì, qui abbiamo al Galilei abbiamo sei commissioni che lavorano su 12 classi, quindi con 6 presidenti esterni, con i docenti che vengono dalle altre scuole e anche il personale. Ci dobbiamo dividere tra diverse esigenze di servizio, non ultime l'espletamento dei concorsi per docenti, quindi va da sé che siamo ancora a pieno ritmo, non è ancora vacanza per le nostre scuole. Tornando alle tracce, rispetto alle anticipazioni fatte alla vigilia, insomma, ci sono state diverse novità. Beh sì, però sono tematiche che permettono veramente di spaziare tra tanti argomenti. Credo sia difficile per oggi, per uno degli studenti che si stanno cimentando insomma con l'esame di Stato, non trovare una traccia che possa permettere di uno svolgimento sereno, ecco. Professore, ricordiamo oggi al via gli esami di maturità che si protrarranno fino a quando? Orientativamente intorno al 10 luglio le commissioni dovrebbero aver finito il loro lavoro, c'è la prima parte con le prove scritte, correzione delle prove scritte, poi fine giugno si inizierà subito con gli orali. Qui in Abruzzo sono oltre 10.600 gli alunni impegnati in questa prova, è un bel esercito di studenti. Beh sì, solo qui al Galilei ne abbiamo circa 300, quindi questa mattina c'era una bella fila di studenti che andava nelle aule predisposte. Sono ragazzi che poi inizieranno a brevissimo, alcuni di loro già l'hanno fatto con i test di ammissione all'università, inizieranno il loro percorso successivo, quindi un in bocca al lupo a tutti gli studenti d'Abruzzo.